sentiamo, ciao, sentiamo. A tutti ragazzi, bentornati a Molo Provo. Sì, ancora un altro appuntamento qui live sul mio canale Twitch. Oggi proviamo la stampante 3D, dai. Allora ragazzi, io di stampante 3D proprio non so un cazzo, ok? Bene, e quindi bene. Ho chiesto aiuto a questo secondo cugino di mia moglie, che vive in Wisconsin e si chiama John, che parla un pochino di italiano. Hi John! Hi, ciao! Allora John, qual è la prima cosa da fare nella stampante 3D? Accenderla. Cazzo, è una roba difficile. Come si fa, John? C'è il pulsantino. Ah, sta il pulsante on, effettivamente. Grande John. Questi ragazzi sono americani, vabbè, sono forti. Allora, una volta schiacciato on, ci sono degli altri settaggi da fare, John? No. No. Tutto qua sta. Cosa pretendevi? Che ne so, pensavo... Ma che delusione, che tristezza, che pochezza. Vabbè, vediamo allora di stampare qualcosa, dai! Allora, per quello che ho capito da John, in pratica lui adesso dal Wisconsin, dove sta lui, mi spedisce un progetto di una cosa e questa cosa viene stampata a casa mia. Diciamo come fosse una specie di teletrasporto, giusto John? Esatto. Dai, allora, esatto, con cosa cominciamo, esatto, John? Una tazza. Una tazza! Bella, ecco, la tazza! Che cosa fate voi nel Wisconsin con la tazza? Beviamo. Ah, un po' di delusione, pensavo. Vabbè, una tazza, d'accordo, una tazza per bere il caffè, the coffee, ok? Ok. Ok, stampiamo allora, dai. Come vedete, sta venendo fuori la parte cilindrica della tazza, che è un po' lunga la parte cilindrica della tazza, è una tazzona proprio. Come mai insieme al cilindro sta stampando anche due sfere, John? John, questa tazza c'ha i coglioni però. Come mai, John? Bel cazzo. Lo vedo anch'io che è un bel cazzo, John, ma doveva essere tazza, non cazza. Queste sono le tazze dove bevete voi, John? No, questo cazzo. Appunto, infatti anche a me sembrava un cazzo, ma eravamo d'accordo su un'altra cosa. Ma che delusione, che pisellone. Vabbè, proviamo a stampare un'altra cosa, dai! Dai John, allora che cosa stampiamo come secondo elemento? Un piatto. Un piatto, oh, molto bello John. Che cosa fate nel Wisconsin col piatto voi? Le righe. Come le righe? Cioè il piatto è tondo, come fai a fare i cerchi al massimo, John? Narice destra, narice sinistra. Ho capito quelle righe. Anche qua ogni tanto col piatto facciamo le righe. Però non sono cose che si dicono su Twitch, caro John. Vabbè, drogato maledetto. Bene, allora stampiamo questo piatto. Vai, lancia la stampa 3D, vai! 2 ore. Ah, è decorato questo piatto. Yes. Sembra che la decorazione... Che decorazione è, John? Un bel cazzo. È un bel cazzo, lo vedo anch'io che è un bel cazzo. È già il secondo bel cazzo che mi mandi, John. Non piace cazzo? No, a me piace figa. Puzzi, puzzi. Non possiamo fare la puzzi, no. Niente, vabbè, che delusione. Bene, dai. Allora, adesso che abbiamo familiarizzato con il concetto che praticamente George ha il progetto, lo manda qua e questo costo di stampa, vediamo, si può fare anche qualcosa di più complesso, vero John? No. E come no, John? Che cazzo facciamo? Piatti e bicchieri? Che cazzo sei diventato? Casanova? Stampa a cannuccia. A cannuccia mi devo stampare. Devo farmi arrivare la cannuccia da 5.000 chilometri. Per pippare. Ho capito, per pippare, ma non è che qua siamo tutti cocainomani, John. Andiamo, vediamo un'altra cosa. Bene, andiamo avanti con la nostra stampante 3D. Abbiamo capito che più o meno il pianeta è quello della casa, John, giusto? Esatto, yes. Esatto, yes. Cioè, non è che è proprio... Vabbè, comunque, vediamo che cosa possiamo fare. Un bel colo a pasta, dai. Così limitiamo le possibilità di inventive di John. Dai, lanciami un colo a pasta, John, da Wisconsin. Ecco il file. Ecco il file. Oh, sta stampando. Oh, vediamo che sta venendo fuori il colo a pasta. Ah, finalmente una cosa utile. Non vedi i buchi di questo colo a pasta? Come mai non sta nei buchi, John? Devi fare tu. Devo farli io. Allora non è un colo a pasta, un insalatiere, scusa. Poi che faccio? Lo pugnalo con un cacciavite? Vabbè, finiamo sto colo a pasta. Sono strani questi manici del colo a pasta, John. Che forma c'hanno questi manici? Bel cazzo. E bel cazzo, è la terza volta che mi mandi bel cazzo, John. Ma siamo sicuri che questo John è del Wisconsin? Siamo sicuri, John? Io sono un mezzo figlio di italiani. È anche mezzo figlio di zoccolo, però. Bastard. Tu e tua sorella. E tua madre.
Oh, chiudiamo il collegamento con John dal Wisconsin, che prima o poi andrò in Wisconsin a trovare John e mi porti via tutti questi cazzi e vediamo di trovargli un uso. Non te lo puoi permettere. Vedrai vendendo i cazzi adesso. Bene ragazzi, la nostra puntata di Molo Provo con la stampante 3D, tutto sommato diciamo che non è andata liscissima, no. È un oggetto molto costoso e molto ingombrante da tenere in casa, però ve lo posso dire, se avete la passione per i cazzi, compratevela. Ciao, alla prossima puntata di Molo Provo. Beh, si è riattivata la stampante 3D. Ancora là stai, John? Yes. Che cosa stai stampando adesso, John? Una bella chitarra. E mo' la stampi la chitarra, che abbiamo finito la puntata. A forma di cazzo. No.